Sigla! Ciao ragazzi! Allora, oggi stiamo chiudendo lo scavo che abbiamo fatto ieri. Per chi non sapesse di cosa sto parlando, insomma, ieri abbiamo fatto appunto questo scavo qua, poi sotto abbiamo messo della ghiaia, sopra un tubo di cemento però bucherellato per fare la subirrigazione, poi ancora ghiaia e adesso lo stiamo chiudendo. Comunque, se non avete visto il video di ieri, lo trovate su questo canale, ecco. Ieri è stato un po' impegnativo mettere giù soprattutto i tubi in cemento perché avevano un bel peso, insomma, anche se ci siamo aiutati col trattore. Oggi invece ci pensa l'escavatore a fare tutto il lavoro. Penso che adesso metta la terra sopra e poi ci passi anche sopra per compattarla. Insomma, almeno credo, ecco, adesso vediamo cosa succede. Ah, a proposito, auguri a tutti i papà. Oggi è la festa del papà, quindi auguri a tutti quanti. Ok, allora mi ha confermato che dopo l'ho compatta passandoci sopra. Questa qui dietro è l'ultima terra che deve mettere all'interno dello scavo e poi l'ha ricoperto tutto quanto. Guardate che bello compatto che diventa, come se passasse quasi, se fosse passato un gatto delle nevi a spianarla per bene. Avete presente le piste quando sono belle e lisce? Auguri! Salve, ancora. Questo è del tuo qua. Grazie. L'hai sistemata la motosega? Sì. Perfetta, è come nuova. Beh, adesso sì. Adesso che la motosega adesso. Bene, allora adesso mentre mio fratello è andato via per un paio di orette, prendo io la videocamera e vi faccio vedere un po' questi lavori che verranno fatti in questo periodo. Dovrò pulire principalmente tutto questo che ieri avevo fatto tutta la prima parte, questa qua sulla sinistra, e la parte destra adesso devo passare a tirar via tutto il più grosso e finire di pulire tutti questi autobloccanti. Bene, ora prima di incominciare a pulire con l'idropulitrice proverò a raccogliere un po' di sporco, un po' il più grosso, anche se non so se con la scopa c'è, no, che un po' si riesce a tirare su, diciamo, piuttosto che spostarlo con l'idropulitrice. Vediamo, magari vediamo qua. Una bella palata di terra è venuta su. Nel frattempo è arrivato il padre anche, che bisogna andare su. Però prima provo a fare una cosa, vediamo se ci riesco, che era una roba. Di solito la faccio qua perché quando c'è un lavoro da fare da soli tende a farlo lui alla fine. Vediamo se ci riesco a prendere tutto. Bisogna essere veloci e fluidi. Quasi, dai, tutta. Un po' l'ho persa, però dai. E adesso la butto di là. Olè! Allora, in pratica sono qua con mio papà e l'escavatorista perché dobbiamo decidere. Adesso vado là che bisogna tirargli via gli spaghi. Ecco, come vi stavo dicendo, dobbiamo decidere esattamente dove verrà messa una siepe, perché intorno a tutte le piscine, cioè almeno quelle degli agriturismi a quanto pare sicuramente, bisogna metterci o una staccionata o una siepe per delimitare la zona.
Quindi noi adesso dobbiamo mettere esattamente giù questi pali che indicano l'andamento della siepe intorno alla piscina, così da che la scavatorista poi possa andare a fare dei buchi come sta facendo là per collegarci i getti per l'acqua, per l'irrigazione. Ok ragazzi, allora come potete vedere il sole è troppo potente. Come potete vedere, appunto, sta facendo gli scavi in tutto questo terreno, perché qui è dove verranno messi i tubi poi per la futura irrigazione dei giardini che ci saranno intorno alla piscina. E adesso appunto l'escavatore sta facendo, cioè sta scavando in pratica un po' lontano dalla piscina. Ari, come va Aria? E invece il padre e lo zio stanno facendo il bordo della piscina, perché dato che le mattonelle sono molto fragili, insomma, andare direttamente con lo scavatore c'è la paura di romperle. Cosa c'è da decidere? Se fargli fare quella curva lì o no? Che curva? Alle cose. Eh? Agli... A cosa? Vedi questi tre? Uno, due, quello là in fondo, due. Cosa sarebbero quelli lì? La siepe. Così abbiamo, cioè, il contorno, ognuno ha un rettangolo davanti alla casetta, più o meno simile, chi più grande, chi meno grande. Se no? Targhe più spazio alle casette, giusto Alessandro? Allora, lui dice... Ma quello lì dove dovrebbe andare? No, io porterei più avanti tutti. Potuto portarli avanti, a parte il primo, quello là ormai che è stretto. Quel lì, questo e anche questo. Ma dopo ti viene uno che c'ha tipo coso un tantissimo giardino, quell'altro ce l'ha stretto? No, più o meno i ben stessi. Chi? Non è vero. Quelli dell'Alega meno, perché per forza gli è anche più vicine, queste qui è più distanti, lei per quella niente, lui è più distanti apposta. Ma viene un po' a curva o viene dritto dopo? No, sempre a curva. Ah, va bene, allora se viene a te curva te porti avanti quel lì, te porti avanti questo e te porti avanti quello lì, e che è la curva come questa qui. Dopo quello lì non combacia più con quello là nell'angolo. Anche quella te porta. Ascolta, vuoi che scavo io? Cosa c'è da fare? Capito? Fa direttamente con lo scavatore. Sì, dai, vieni avanti. Perché non viene con quello a scavare? Che sei tu, più grosso? Gioca bene all'idraulico dopo, mentre tu... Dovrebbero fare gli scavatori con i sensori di lato quando vanno invece di toccare la mattonella, o no? Come i sensori delle macchine, parcheggiano. Sì, come quelli dei droni. Potrei fare i cosi denti con gli occhi, così vedo cosa c'è sottoterra. Ah, se ci fossero i sensori, in automatico capisce che ci sono le mattonelle, quindi si bloccherebbe in un secondo, insomma, cioè non le romperebbe. Vabbè, ma comunque dai. Adesso ormai è lì andato avanti con... qui sta andando avanti con lo scavatore, perché se no si fa troppa fatica, insomma, arrivare fino in fondo. Allora, mentre l'escavatore e lo zio finiscono qua vicino alla piscina, noi andiamo, io e il padre, là dove ci sono i bagni. Bisogna scavare anche là, anzi là di più, perché ci sono i tubi intorno e quindi bisogna stare più attenti. Guardate che furba l'aria che si mette dietro la macchina all'ombra. Ecco, adesso è andato lì. Ho questo. Il padre adesso sta chiamando l'idraulico per capire quanto dobbiamo stare in fuori rispetto alla fine del marciapiede, per dove mettere i gettini, insomma, ecco, quelli che poi daranno da bere a tutto il giardino che ci sarà qua intorno. Quella lì invece è la strada e quelle là sono le piazzole. Cosa? La versora là. Ma il trattore è per fare un solco qua. Guarda lì, c'è anche poi le cose in cemento, spacchi su tutto. Ma quelle lì sono lì, era lì e là. Ma allora fallo con l'escavatore, perché devi usare il trattore.
Ok, allora adesso ho capito di più qual è il problema, nel senso che vedete qua, questo è tipo una specie di pavimento sotto il pavimento e che ha uno spessore circa di una spanna. Il problema è che probabilmente una volta che metteremo giù il tubo non ci sta anche il getto, quello che poi deve proprio irrigare i giardini, e quindi invece di metterlo qua bisogna metterlo più in distante, insomma, dal muretto, ecco. Giusto? E quindi ti ha detto di stare distante, sì? Lui ha ragione, l'ho detto su 15 cm ci sta, ci sono quelle più corte. Andiamo a misurare qua quanto che. Allora guarda, se no è inutile scavare, facciamo gli scavi per niente. Adesso controlliamo. Proprio e dopo. Sì, sì. Adesso controlliamo quanti centimetri ci sono dalla parte sopra a quella sotto. E se sono almeno 15 cm in teoria dovrebbe starci, ecco, prendiamo il metro e vediamo. 18, dai, ne tieni lì? Ah beh. Per fortuna sono 18 cm e quindi possiamo utilizzare quella parte di basamento lì senza dover scavare ulteriormente. Però comunque dobbiamo liberarla dalla terra, vedete qua. Dobbiamo tirare via tutta la terra che c'è intorno. Questo qui? Devo scavare. No, per fortuna non serve scavare più in là. Basta solo lateralmente. Allora, lo zio e il padre partono da là in fondo, io invece parto da qua. E ci incontriamo a metà, insomma. Dove si arriva, si arriva. Sarà un bel lavoro. Tolgo subito la felpa perché sarà caldo. All'interno manca l'esterno. È Leo. Allora ti chiamiamo è Leo poi nel video. Esatto. Vuoi dire qualcosa? Questo qua è un video molto tranquillo, non è come quegli altri super editati che faccio con la musica. Ah, c'è poco da dire. Se qua, vi serve, cos'è che vendi? Niente, no. Basta. Non vendi più niente. No, ma lui non sta mia a catare il lavoro perché è una camassa. Se vi serve lavoro, il suo numero è 3. Il Leo è disponibile. Ah, per passare bisogna fare stesso lavoro. Allora abbiamo finito anche la parte dietro dei bagni, oltre a quella che stavamo scavando prima, insomma. E come potete vedere abbiamo fatto una specie di tunnel dove avrà messo il tubo, e per fortuna la parte che c'è invece a sinistra non serve scavare perché è già bassa come terra, come terreno, insomma, e quindi il tubo ci sta già, cioè ci sta già lì, insomma, basta solamente pulire un attimo e siamo a posto. Poi dovrà venire l'idraulico con i tubi e da mettere giù. Adesso prendiamo il drone così vi faccio vedere i lavori dall'alto. Ok, siamo pronti per fare un volo verso l'agri campeggio, cioè sopra, e andiamo a vedere i lavori come si vedono dall'alto. Allora, adesso ho iniziato a registrare.
In pratica sto volando sopra il vigneto e c'è un po' di aria oggi, c'è un bel po' di aria, quindi si c'è il drone che va un po' di qua e di là. Per fortuna è stabilizzato bene e quindi non si nota dalla videocamera, ecco. Ok, allora adesso prima andiamo sopra i bagni a vedere lo scavo che abbiamo appena fatto. Ci sono Lucas e il padre, si vedono, eccoli qua. Mi sa che la madre adesso sta chiamando il padre perché c'è quasi pronto, e quindi al Lucas ci saluta. No, no, lanciare, cosa fa? Ci lancia il legno addosso. Ok, adesso andiamo invece a vedere cosa ha fatto l'escavatore. Più bello, è sempre bello vederlo anche da un'altra angolazione alle cose, oltre che dal basso. Adesso vado proprio sopra. Sembra quasi un disegno. Effettivamente si potrebbe disegnare qualcosa con l'escavatore. Potrei scrivere Weyla! Poi che ti tengo fermo. Gira. Stai sistemando la cariolina? Sì. Ti sistemando. Mettere la nannina a posto. Ah, auguri, no, no, anche a te. Festa del papà oggi. Anche del nonno. È pomeriggio e come potete vedere sono qua, sono tornato vicino all'agricampeggio. Qui dietro c'è anche la casetta che abbiamo fatto costruire, insomma, qualche tempo fa. Ho caricato anche un video sul canale principale, non so se l'avete visto, e ci serve per mettere dentro tutti i tubi, tutte le cose che, cioè gli impianti in pratica dell'agricampeggio in sé. Adesso vi faccio vedere com'è dentro. Eccoci qui all'interno e come vi dicevo qua ci sono tutti i tubi eccetera che più avanti, insomma, dovrà venire l'idraulico, non so, anche forse l'elettricista, tutto, e sistemare tutto quello che c'è qua. E invece all'esterno hanno proseguito con gli scavi. Adesso vi faccio vedere dove appunto hanno scavato e dove verrà posto poi appunto il tubo per l'irrigazione di tutti i giardini qua intorno. Qua in pratica nella parte di sotto è stato scavato tutto intorno, ma lì al centro dopo per irrigare non serve? Solo il perimetro viene alimentata la... Ecco, in pratica è stato fatto tutto il giro intorno e nella parte quella sotto dove ci sono i bagni, e invece quella sopra l'avevate già vista oggi. Ci sono dei bei cumuli di terra in giro e appunto segnano un po', ma penso tutta irrigazione, forse sì, è tutta irrigazione questa qua. Adesso gli chiedo per sicurezza, sta andando via l'escavatorista. E Leo. Ascolta, ma è tutta irrigazione quella lì o c'è sì. Anche... Ah, solo ok. Irrigazione. Solo irrigazione. C'è un bel po' di movimento. Sì, sembrava che non andassero... Cosa? Pochissimi tubi invece. Luciano si è sbizzarrito stamattina. Si è sbizzarrito? Ah, pensavo ce ne fossero pochi invece... Sì. È un casino. Cos'è? Non capisci? Ha appena preso la macchina nuova. Sì, serve qualcuno tecnologico qua. Allora sta cercando di imparare come funziona. Troppa tecnologia. Esatto. Ecco. Potente comunque, che bel furgoncino. Sì, sì. Allora, come avete sentito, appunto è tutta irrigazione e nei prossimi giorni, non credo già domani, però nei prossimi giorni poi verrà l'idraulico a sistemare tutti i tubi e così, insomma, è un lavoro fatto. Adesso invece noi dovremmo iniziare la potatura di tutte le piante intorno all'agriturismo, ma per quello ci realizzerò il video sul canale principale. E quindi non so se lo registrerò, ma domani in teoria dovremmo fare quel lavoro lì, però nel contempo bisognerebbe anche piantare le nuove viti, perché abbiamo fatto i buchi, insomma,
Quindi ci abbiamo un bel po' di lavori da fare prossimamente. Come abbiamo fatto ieri, visto che ormai siamo arrivati alla fine del video, se lo avete visto fin qui e vi è piaciuto, scrivete irrigazione potente stavolta e all'interno dei commenti, così capisco quante persone sono arrivate fino alla fine. E però non vale se avete skippato, solo se l'avete visto tutto fino alla fine, così capisco insomma se vi è piaciuto o no, oppure se magari devo renderlo più veloce, oppure se vi piace così lento. Cioè l'idea di questo canale è proprio fare i video un po' più meno editati possibile, così appunto potete anche sentire i suoni degli attrezzi, di quello che si muove, eccetera eccetera. E fatemi sapere anche quello, insomma, all'interno dei commenti se volete. Va bene, dai, buona serata a tutti.